A tre giornate dal termine la questione promozione nella pool, della pool promozione del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, è un rebus ancora tutto da sciogliere. E Cologne-Trieste, il match of the week di questa sera, è una parte fondamentale di questo rebus. Amiche e amici di Sport Italia, amiche e amici della pallamano, dalla Palasport di Cologne, una buona serata, gara valevole quella di stasera per l'ottava giornata della pool promozione, come detto, del campionato di Serie 1 maschile. È una gara fondamentale negli equilibri di questa pool promozione. Il Trieste arriva con il secondo posto in tasca, mentre la formazione del Cologne ha il terzo posto, ma un divario comunque importante nei confronti di Trieste, 10 punti quelli dei giuliani, 7 invece per la formazione lombarda padrona di casa. Lombardi che arrivano dalla vittoria della settimana scorsa 25-24 contro il Fondi, un successo molto importante in un rush finale che promette scintille. Trieste invece ha impattato alla Palachiarbola in casa sul 25-25 contro l'Oriago Padova. Oriago che intanto sta confezionando un'autentica sorpresa contro la squadra che guida invece la vetta della classifica di questa pool promozione, contro il Bressanone in questo momento, gara che si sta svolgendo in questi istanti a Padova. La formazione padovana, la formazione veneta è avanti con un divario di 4 reti. Naturalmente attenderemo, è in corso di telecronaca, vi aggiorneremo sul finale. Partita importante però, partita nella quale Trieste può costruire il passo forse definitivo, chissà, lo vedremo alla fine, per la promozione, per l'accesso al girone unico del prossimo anno. Lo sa bene naturalmente Giorgio Veglia, il tecnico dei giuliani, che chiamerei subito qui al mio fianco. Buonasera mister. Ciao, buonasera a tutti. Dicevo di una partita molto importante perché potrebbe significare, se non aritmetica promozione, comunque due punti di fondamentale rilevanza in ottica appunto salto al girone unico. Ma certamente hai fatto una disamina esatta della partita di oggi, però tutte le partite dei playoff sono state di questo genere, di questa importanza, come giusto deve essere nelle partite di playoff. Vi aspettavate di impattare la settimana scorsa contro Oriago? Mi metti dei brutti ricordi, no? A parte gli scherzi, il Padova ha fatto una bellissima partita a Trieste, ha meritato, noi avevamo anche l'occasione di chiudere, non siamo stati bravi e tocca adesso. Che partita è stasera contro Cologne, una squadra che avete affrontato già all'andata vincendo anche abbastanza nettamente, ma oggi forse è un'altra storia. Ma fuori casa tutte le partite hanno la propria storia. Pippo li mette in campo molto bene, li fa l'allenatore Kokusta, li fa giocare bene, sono dei ragazzi di casa molto interessanti, li conosco molto bene, sono sicuro che sarà una bella partita, poi ne riparleremo alla fine per il risultato. Stato mentale e stato fisico di Trieste? No, noi stiamo abbastanza bene, devo dire la verità, però adesso vediamo, dai. Grazie. Queste erano le impressioni di Giorgio Veglia, il tecnico della formazione triestina, mentre vedo già pronto Filiberto Cocuzza. Buonasera mister. Buonasera. Cocuzza è tecnico del Cologne. Fondamentale vincere stasera, perché intanto ti do una notizia, Oriago sta vincendo contro Bressanone, Siracusa per il momento è avanti, ma voi avete il vantaggio di giocarvi le ultime 4 giornate, ne mancano 3, la settimana scorsa avete vinto contro Fonti qui in casa. Vincere oggi è importante perché la settimana prossima invece a Siracusa diventa poi complicato. Sì, ovvio, sono d'accordo con te, oggi è fondamentale vincere, abbiamo una partita anche in casa e diciamo siamo pronti, no? Devo dire veramente siamo pronti, se anche affrontiamo Trieste comunque per noi non è o fuori e dentro, però è una partita, avendo sentito i risultati prima, molto importante e sicuramente vogliamo vincere. Da un punto di vista psicologico, iniezione di fiducia sicuramente interessante, importante, quella che è arrivata la settimana scorsa vincendo contro Fondi. Sì, sicuramente settimana scorsa abbiamo vinto di uno e anche diciamo era molto importante per morale e anche per la fiducia di incontrare Trieste vincendo una partita in casa, anche di uno, anzi meglio così, perché comunque ragazzi sono stati molto bravi a stare tranquilli e portare 2 punti a casa. Che squadra è Trieste, l'avversaria di oggi, considerando che l'andata siete usciti sconfitti in casa loro? Ma Trieste è sempre Trieste, hanno cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, però di nuovo sono rimasti in girone nord, terzi, sono arrivati terzi, anche stanno dimostrando di nuovo un gioco da Trieste, molto rapido, molto veloce, tecnicamente tutti i giocatori molto bravi.
una squadra che gioca da anni, adesso con tanti anche nuovi innesti, però non si vede neanche che sono nuovi, giovani, perché comunque molto preparata bene, con un gioco molto organizzato. Sicuramente ci vuole molta cattiveria, una difesa molto forte per riuscire a vincere contro Trieste. Ti aspettavi questo equilibrio generale in pool promozione? Forse vi aspettavate qualche punto in più? Ma diciamo, sempre c'è qualche rammarico, ovvio, però diciamo, squadre che sono entrate in pool promozione, Fondi anche Siracusa, sono comunque molto forti. Cioè, noi abbiamo vinto due partite contro Fondi, però devo dire veramente anche una squadra molto molto competitiva, con un gioco ottimo, da bello anche da vedere. Hanno vinto, anzi, contro Trieste hanno vinto in casa, diciamo, con un po' scioltezza, però diciamo qualcosina potevamo fare in più rispetto a qualche risultato. Diciamo, sicuramente Oriago, me l'aspettavo una partita molto più diversa, però diciamo squadre molto equilibrate, sicuramente Bressanone e Trieste qualcosa in più hanno, che dimostra la classifica, però diciamo formula molto positiva, si gioca fino alla fine, tutti vogliono vincere, non sono partite facili, però diciamo sono molto contento come è andata fino adesso il nostro campionato. Grazie. Lasciamo i due allenatori, Oveglia e Kokuz, alla partita, le squadre sono quasi pronte per entrare in campo, anche noi ci fermiamo per un break e poi fischio d'apertura perché la posta in palio è davvero alta. Cologne e Trieste sono pronte ad affrontarsi per l'ottava giornata della pool promozione del campionato di A1 maschile di pallamano. Pubblicità e poi di nuovo in diretta qui da Cologne, tra poco. Senti, se? Sì. Parla. Ciao Matteo, ciao, okay. ciao Matteo. Thank you.
E dunque Cologne contro Trieste è il match of the week della ottava giornata della pool promozione del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, gara di fondamentale importanza per gli equilibri di classifica. Trieste al secondo posto dietro Bressanone, Cologne invece che è al terzo posto, e questi, il secondo e il terzo posto, sono gli ultimi due, oltre naturalmente al primo posto, a qualificare al girone unico del prossimo anno. Ne parliamo con Sergio Palazzi. Buonasera Sergio. Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Sport Italia. Iniziamo Sergio dall'importanza di questa partita. L'hai detto tu e entrambi gli allenatori l'hanno sottolineato nel prepartita. Fondamentale, visto anche i risultati che sono maturati sugli altri due campi, in particolare con la vittoria dell'Albatro a Fondi e con la vittoria, manca ancora qualche minuto al termine della partita, che Oriago sta mettendo ai danni di un finora imbattuto Bressanone. E quindi fondamentale per entrambe le squadre, per Trieste per difendersi dal secondo posto e addirittura con una, con una vittoria provare ad agganciare al primo posto Bressanone, e dall'altra parte Cologne ha due inseguitrici che stanno accorciando, quindi entrambe le squadre hanno necessario bisogno di questi due punti. E in modo particolare il risultato che sta vedendo l'Oriago avanti contro Bressanone è particolarmente sorprendente, anche perché Bressanone oggi ha l'opportunità di chiudere il discorso legato alla promozione al girone unico. Esatto, sabato scorso Bressanone ha avuto già, diciamo, il primo match point, era complesso da chiudere il discorso sabato scorso perché dipendeva troppo dagli altri risultati, mentre oggi era, ed è ancora, mancano 8 minuti alla fine della partita, solo nelle mani di Bressanone. Oriago non smette mai di sorprendere quest'anno, e quindi che continuino a sognare i ragazzi allenati da Leandri. Ricordiamo una formazione neopromossa, quella dell'Oriago, che dopo aver centrato l'accesso alla pool promozione ma ha rischiato di arrivare fino in pool playoff, perché lo ricordiamo, lì la regular season ha visto Cingoli, Cologne e Oriago tutti a 19 punti, la classifica avulsa, solo la classifica avulsa ha dato ragione alla compagine marchigiana. Ma intanto il tema di questa sera è ovviamente Cologne contro Trieste, l'ultima giornata che le ha viste impegnate ha visto Trieste pareggiare proprio contro Oriago, Cologne invece ha centrato due punti fondamentali contro Fondi qui in casa. Una partita difficile per Cologne, che si è trovata spesso ad inseguire la squadra allenata da Giacinto De Santis per lunghi tratti di partita, gli ultimi 9 minuti quasi surreali perché il parziale è stato di 3-1 negli ultimi 9 minuti, partita decisa poi sostanzialmente nell'ultimo minuto e mezzo con qualche errore di troppo da parte di Fondi, e invece dall'altra parte Cologne che ha saputo gestire al meglio i momenti cruciali della gara e ha portato a casa due punti fondamentali che la tengono momentaneamente al terzo posto in classifica. Entriamo nel vivo della partita, andiamo a vedere le formazioni, partendo dalla formazione di casa, quella del Metelli Cologne, a disposizione del tecnico Filiberto Cocuzza, che abbiamo ascoltato nella prepartita, con il numero 12 Nicolas Manenti, con il numero 21 Andrea Sirani, numero 4 Nicolò Mercandelli, numero 52 Manuel Manenti, numero 10 Kevin Pedercini, numero 80 Alberto Riello, numero 20 Paolo Piantoni, numero 84 Federico Mazza, numero 8 Andrea Foglia, numero 43 Daniele Soldi, numero 19 Gianmarco Barbariga, numero 44 Mattia Magri, numero 58 Davide Lancini, numero 9 Stefano Metelli. Questa la formazione della Cologne, nessuna assenza rilevante per quanto riguarda il tecnico Filiberto Cocuz, al meglio anche Trieste che fa a meno solamente dell'acciaccato Muran che è in panchina solamente ad onor di firma, rientro importante già registrato invece la settimana scorsa contro Oriago in casa, quella di Alex Pernic. Vediamo anche qui la formazione guidata da Giorgio Veglia con il numero 1 Luca Doronzo, numero 12 Diego Modrusan, numero 3 Raul Grosu, numero 4 Jacopo Muran, numero 7 Luca Sandrini, numero 9 Alex Pernic, numero 10 Sergio Diego Crespo, numero 11 Emanuele Tocchetto, numero 13 Massimiliano Di Nardo, numero 14 Andrea Carpanese, numero 15 Giacomo Rovatin, numero 19 Marco Visintin, numero 22 Eric Udovicic, numero 2 Leonardo Allia. Questa la compagine giuliana, la compagine triestina, due assi Sergio in modo particolare, Soldi e Mazza sul versante di Cologne, Udovicic e Crespo in casa invece Trieste. Ruoli simili, anche se Crespo è un destro di mano, però sostanzialmente gioca da terzino destro, quindi il centrale è il terzino destro della squadra in entrambe le formazioni. Mazza è stato una sorpresa
positivissima in questa stagione, la sua prima in Serie A con la maglia di Colonia, dopo essere cresciuto con Crenna e aver dimostrato il suo valore con la nazionale giovanile. Dall'altra parte Udovic si sta confermando e la sorpresa Crespo, giunto in Italia quasi per caso, a causa Erasmus, si è ritrovato protagonista di una stagione davvero positiva con la maglia della squadra più titolata d'Italia. Direttore di gara, la coppia formata dai signori Bassano e Bernardelli al tavolo, il delegato federale invece il signor Fabian, tutto pronto per il fischio d'apertura. Attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia rossa il Trieste, in maglia grigio fucsia invece il Metelli Cologne. Tutto pronto, eccolo il fischio d'apertura, è iniziata la gara, il match of the week fra Cologne e Trieste, ottava giornata della pool promozione della 1 maschile. Subito, primo possesso della partita, attacca Trieste con Visintin, Jolly della squadra in posizione di ala, Crespo terzino sinistro e il giovane Luca Sandrin come terzino destro. Classe 2000, Sandrin ha fatto vedere ottime cose in questa stagione, carpanese, con Visintin uno dei giocatori di maggiore esperienza in casa Trieste. Deve risalire carpanese perché non c'è spazio per andare a prendersi quel tiro. Allora Udovicic, il top scorer di Trieste in questa stagione. Crespo subito, pallone all'incrocio dei pali, incrocia molto molto bene lo spagnolo, rete dell'1-0. Molto bene Crespo, difende 6-0 Cologne. Sabato scorso con Fondi ha proposto per larghi tratti di partita una 5-1 con Federico Mazza come centravanti, ha pagato in qualche modo contro l'attacco di Fondi fino a quando poi De Torre ha deciso di far da sé, trascinare i suoi. Infatti poi negli ultimi minuti è ritornato in 6-0 Cocuzza, oggi ha optato per la difesa 6-0. Primo attacco della partita per i padroni di casa, Mazza con un incrocio, doppio incrocio anzi per Piantoni che aveva ricevuto da Soldi, c'è un fallo 9 metri, richiamo verbale all'indirizzo dei due terzi di difesa di Trieste, Pernic e Visintin. Piantoni a destra, Soldi che alza il ritmo, poi lascia il pallone a Mazza che arriva da dietro e mette il pallone nell'angolo, battuto Modruzan 1-1, subito la rimessa in velocità di Trieste che cerca di alzare i ritmi della partita. Bene Trieste nella prima difesa, poi ottimo il cambio di ritmo di Soldi che ha legato Crespo, bene Mazza ad andarli dietro in questo incrocio rovesciato e battuto Modruzan per la prima rete della partita di Cologne. Udovicic, Crespo, cambio di posizione tra i due mentre c'è un taglio di Carpanese come doppio pivot per provare a far muovere la difesa di Cologne. Crespo frana addosso a Mazza, cartellino giallo per Davide Lancini. Terzo di difesa assieme a Piantoni nel cuore della difesa grigio fucsia. Sandrin a destra, Udovicic va in uno contro uno là dove è posizionato Pernic. Sandrin che batte sul primo palo estremo difensore avversario, rete battuto Sirani e Mazza prova subito a replicare, intelligente Carpanese a lasciar scivolare via il pallone dopo che era terminato sul palo. Non cambia il punteggio 2-1 Trieste. Udovicic nell'angolo 3-1 e Trieste prosegue su questa strada, su questa strategia di giocare a ritmi abbastanza alti. Ci ha provato anche Cologne, due azioni simili come sviluppo, Mazza ha sbagliato il tiro, Udovicic no. Entrambe le squadre amano giocare questa fase, la terza fase del gioco, soprattutto perché Mazza e Udovicic sono due giocatori che ha un braccio molto veloce, che limitano, o meglio, sopperiscono ai limiti di centimetri con questo braccio veloce e questa capacità di tirare quando la difesa non è ben posizionata. Mazza, lo scarico ottimo per la conclusione vincente da parte di Gianmarco Barbariga e subito rimessa veloce di Trieste. Carpanese però ha un leggero ritardo sui compagni e Trieste deve riordinare le idee ripartendo con calma, mentre rivediamo nel rallenti il bel gol confezionato da Barbariga. Non facile per un destro contromano, bravo ad aspettare il movimento di Modruzan e poi col polso a giocarle vicino al fianco. Sandrin, Crespo, fulminio, il cambio di direzione per liberare Pernic, prima rete della sua partita per il giocatore classe 93 di Trieste. Attenzione perché c'è stata un'ammonizione mentre abbiamo rivisto il gol. Cartellino giallo per Piantoni che ha trattenuto Pernic al momento del tiro. Mazza
arriva Soldi dalla distanza, non impeccabile Modruzan, pallone che sbatte sulle mani del portiere italo-croato e finisce in porta. 4-3 Cologne, la risposta che passa per le mani di Soldi, ma subito Trieste in velocità, gran cambio, passaggio lungo e poi cerca un sottomano, si lotta per il pallone, ci aveva provato Udovic, c'è bravo Silani a respingere, attenzione alla ripartenza in velocità, Piantoni a spazio per andarsene, sbaglia il passaggio ma subisce fallo a 9 metri. Partita viva, accesa, con le due squadre che stanno subito provando a correre, a tenere alti i ritmi, a trovare conclusioni facili. Abbiamo visto un bellissimo passaggio in diagonale di Crespo, non ha trovato pronto i suoi compagni e questo è un po' un limite di Trieste. Entrambe le squadre in realtà non hanno una ala destra mancina e quindi hanno poi difficoltà ad aprire il gioco, a finalizzare dopo aver aperto il gioco sul lato destro. Attacca Cologne. Soldi, senza pensarci due volte, sfortunatissimo, aveva infilato il pallone in una posizione assolutamente imparabile per Modruzan, vero sfortunato, quella che ha colpito la traversa, è rimasta poi sulla linea di porta, Modruzan ha avuto modo di recuperarla e ridare in là all'azione offensiva di Trieste che seguiamo. Udovicic, Pernic, gli sguscia via il pallone dalle mani. Crespo comunque a spazio per prendere la mira in sottomano, molto bravo stavolta, reattivo Tirani che si abbassa e riesce a respingere. Mazza in uno contro uno, subisce fallo, aveva provato con una girella a superare Modruzan, tutto però dopo il fischio, annullata la sua rete. Partita sicuramente godibile, ritmi alti, tutte e due le squadre non stanno lesinando energie per controllare questa partita, anzi si stanno lasciando trasportare dal ritmo e è piacevole anche per gli occhi. Matteo, doppio pivot, taglio di Barbariga, Soldi, Piantoni prova ad andare in elevazione, Mazza, Barbariga torna nel suo ruolo naturale di ala e Soldi, che ha il braccio caldo, la mette all'incrocio dei pali. Gran gol quello di Daniele Soldi per il pareggio, 4-4 al sesto minuto e mezzo. Crespo per l'invito a Visintin, bravo Sirani che para, attenzione perché è un momento favorevole per Cologne, merito anche delle parate di Sirani, ci prova Piantoni senza ragionare troppo, aveva forse la possibilità di fermarsi invece, prendere fiato, ridare ordine a quell'azione. E anche Crespo invece non è lucidissimo perché c'era la superiorità numerica qui a destra. Esatto, Piantoni ha fatto una forzatura incredibile e c'era la superiorità numerica, Crespo non ne ha approfittato. E intanto Sirani ne mette un'altra al referto, la terza di fila, altra parata dall'estremo difensore di Cologne che permette alla squadra di Kokuz di attaccare per provare a mettere la testa avanti. Mazza per Soldi a sinistra dove c'è Piantoni. Mazza costruisce questa sua azione d'attacco. Cologne si muove sulla linea, intanto Lancini, le finte di Mazza che va centralmente, Mazza prova a resistere alla carica di Sandrini che però lo atterra 9 metri. Per la prima volta ha portato sul lato sinistro del campo il proprio gioco a Cologne, che invece nei primi attacchi si è sempre concentrata sul lato destro, cercando di lanciare Soldi o con Mazza. Piantoni, ottima però la difesa di Trieste con l'uscita da parte di Visintin. Sulla linea questo pallone, dentro l'area Pernic, tiro dai 7 metri, difesa giudicata irregolare quella del pivot e terzo difensore triestino e debutto in partita per Riello che va dalla linea. Già precedentemente Trieste aveva scelto di difendere in verticale la collaborazione con il pivot tra i terzi difensori, con Visintin davanti e Pernic a gestire il pivot, è finito dietro a Lancini all'interno dell'area, quindi giusto il rigore, il 7 metri per il Cologne. Riello, rete di Alberto Riello, si fa trovare subito pronto, entrato dalla panchina per battere questo tiro dai 7 metri, supera Modruzan, 5-4, vantaggio di Cologne, è il primo vantaggio della partita per la squadra di casa. Udovicic, Crespo chiama in causa Visintin, ottimo il passaggio di Visintin per
Pernic, buona la trovata di Trieste che ha posizionato il pivot tra primo e secondo difensore. Visittin risaliva da posizione di ala e l'ha trovato in situazione di vantaggio sul difensore. Poi Pernic molto bravo a lasciarsi atterrare e a guadagnare i 7 metri. Tutti si aspettavano che Visintin dovesse tagliare, invece la sua traiettoria è servita a spostare la difesa ancora di più in qualche modo. Barbariga non era pronto su Pernic, bravo il pivot poi ad approfittarne. Manenti è entrato tra i pali per opporsi a Crespo, che però non si lascia intimorire. 7 metri perfetto, palla sotto la traversa, rete del 5-5. Torna nuovamente in parità la gara con la rete di Trieste. Viene intanto fermato il gioco per asciugare il parquet del Palasport di Cologne. Incursione sugli altri campi della pool promozione. Abbiamo detto della vittoria 28-22 in trasferta da parte di Siracusa in casa di Fondi, a 1 dalla fine. Oriago 26, Bressanone 25. Partita apertissima. 9 metri, tutto pronto per riprendere a giocare con il pallone nelle mani di Cologne. Mazza, Piantoni, poi Soldi, ecco nuovamente Piantoni, la finta di tiro, arriva Soldi che mira sempre da quelle parti, stavolta leggermente fuori misura la sua conclusione, palla che colpisce la traversa, la parte alta della traversa e finisce poi fuori. Non cambia il punteggio, 5-5, attacca ora Trieste. Se ne sono andati i primi 10 minuti di partita qui a Cologne. Sandrin, Udovic, cioè, si sviluppa ovviamente molto tra la fase centrale, la zona centrale di campo e la zona sinistra, l'attacco di Trieste, dove lavorano ovviamente Crespo e Udovic. Cambio di posizione tra i due. Crespo va in uno contro uno, lo scarico per la conclusione cercata da Sandrin, che da quella posizione aveva già realizzato in un'occasione, stavolta però lo aspetta su quel palo Sirani, sul suo palo Sirani, che riesce a parare. Attenzione alla azione offensiva di Cologna che termina con un fallo. Ha rischiato Sandrin, è il secondo uno contro uno in cui fa fatica, quello precedente contro Federico Mazza, ora contro Foglia. Deve fare molta attenzione nel gestire questi uno contro uno, ma entrambe le squadre devono fare molta attenzione a gestire la difesa in ripiegamento, perché tutte e due le squadre stanno provando subito ad entrare nell'attacco. Soldi, da Soldi a Piantoni, che ora lavora centralmente. Cambio di posizione, ma butta via questo pallone Piantoni. Allora Crespo può andarsene in contropiede. Crespo è fuori misura, ha lato il suo tiro. E attenzione adesso, perché Cologne ha un uomo in più, perché ovviamente Crespo attarda nel rientro. Ancora un anticipo e ora invece Crespo ha nuovamente il vantaggio sugli avversari. Seconda chance, stavolta lo spagnolo non sbaglia. La sorte l'ha aiutato, la sua difesa l'ha aiutato soprattutto. Poi lui era lì e ha fatto alla perfezione il suo dovere. 6-5 nel rallenti, il gol di Sergio Crespo. Bravo, pescato quasi in fuorigioco dalla sua difesa a con una finta spiazzare Cristian Sirani e poi a batterlo. Dall'altra parte ingenuo Mazza, perché il passaggio per Lancini non era la scelta migliore in quella situazione di superiorità numerica. Passi fischiati a Mazza, che stavolta aveva provato l'azione in solitaria con il cambio di direzione. Sandrin riesce a lasciare il pallone prima di commettere sfondamento. Pernic, molto bravo in un fazzoletto di campo, a ritagliarsi lo spazio, a coordinarsi, a mettere dentro il 2-0 di parziale Trieste e il 6-5 di punteggio. Il 7-5 anzi di punteggio ovviamente, 7-6 perché Mazza non ci sta e replica all'errore da lui stesso commesso nell'azione precedente. Rete del 7-6. E questo è il gol di cui, o meglio, l'errore di cui parlavamo prima di Mazza. Parlando del gol di Udovicic, questa sua soluzione dai 9 metri sulla terza fase dopo rete subita, una delle sue soluzioni preferite che cerca spesso Cologne e trova spesso con efficacia Federico Mazza. Arriva la conclusione di Sandrin, Sirani tocca soltanto, rete dell'8-6. Molto interessante questa soluzione che sta trovando in questi primi minuti Trieste, facendo salire l'ala, fintando un taglio con il pivot in posizione 1-2 e creando una sorta di superiorità numerica al centro del campo, perché la difesa di Cologne non riesce ad adeguarsi, a contare gli uomini, a restare numericamente contro i giocatori di Trieste.
Riello, che adesso è entrato dopo aver tirato solo un 7 metri e averla messa dentro, peraltro adesso è entrato anche nella fase d'azione. Molto bravo Soldi sul lato di campo, a lui tutt'altro che congeniale, molto bravo cambio di direzione, poi è stato abile nel coordinarsi. Eccolo lì, nel replay riapprezziamo la bella azione da parte di Soldi per l'8-7. Ha praticamente giocato un uno contro uno da destro di mano, salvo poi concluderlo con la sua mano, la sinistra, e battere Diego Modrušan per la terza rete della sua partita. Visintin che va a tagliare come doppio pivot, sfugge via il pallone dalle mani di Crespo, cambio di possesso perché la palla ha superato la linea laterale, allora può cercare subito la velocità Soldi. Soldi va in elevazione per Lancini, questo pallone ci prova in qualche modo Lancini, che non ha subito fallo, rumoreggia il pubblico di Colonia, ma può ripartire Trieste, partita a ritmi ancora molto elevati. Ottimo lo scarico, Crespo, pallonetto e azione deliziosa di Trieste. Fantastico lo scarico con il passaggio dietro la schiena da parte di Udovicic e poi ciliegina sulla torta il pallonetto confezionato da Crespo, che rivediamo. Due modi diversi di giocare in gioco veloce, di giocare la transizione, la differenza la fa in questa fase del gioco la qualità delle decisioni. Soldi aveva la possibilità di tirare, ha invece cercato un passaggio a Lancini marcato da Pernice e il tiro di Lancini sporcato non è andato a buon fine. Dall'altra parte Crespo bravo a farsi trovare libero da Erik Udovicic. Riello, Soldi che arriva lanciato poi in elevazione, molto bravi i giocatori di Cologne, ottima anche questa azione, questa combinazione di incroci con Soldi in elevazione, poi lo scarico, ma non c'è davvero tempo per riprendere fiato perché Udovicic ci regala un'altra perla, arriva in palleggio, fa tutto da solo in appoggio all'incrocio dei pali. 10-8, gran rete ancora di Erik Udovicic, bravo a prendere in controtempo la difesa di Colonia che non ha fatto in tempo a vedere dove fosse la linea dei 6 metri, subito la rete. Time out chiamato da Filiberto Cocuzza sulla panchina di Colonia, il tecnico della formazione lombarda va dunque a chiamare questo time out, ad interrompere l'evolversi dell'azione. Ascoltiamo Oveglia. Si è concentrato sulla sua difesa Giorgio Veglia in questo timeout, indicazioni quasi un consiglio per ogni giocatore per mettere a posto la difesa, in particolare la parte principale del timeout dedicata alla difesa su Daniele Soldi, alle sue traiettorie, un giocatore che ha un braccio lunghissimo, una serie di traiettorie davvero molto buone, una grande capacità di salto che gli permette anche di gestire appunto la palla in volo, di prendere la decisione in volo, quindi non facile da marcare sicuramente il terzino destro di Cologne. Si è dilungato invece maggiormente Cocuzza, stanno riprendendo posto ora i suoi giocatori in campo. Certo, per Cologne non è un dentro fuori a tutti gli effetti, ma anche in virtù del pareggio tra Oriago e Bressanone, giocarsela qui in casa è troppo importante, provare a fare punti stasera. Dici bene, e soprattutto Cologne ha già vissuto partite di questo tipo punto a punto, quindi per me ha l'esperienza, il vissuto per poter stare in queste partite, per poter capire che per vincere devi passare anche dei momenti di sofferenza come questo. Intanto questo è un gran gol, Nicolò Mercandelli sullo scarico di Mazza la mette a fianco alla testa di Modrušan sul palo lontano. Molto bravo Mercandelli, 10-9 il risultato. Visintin, Crespo che va in elevazione, poi torna su Udovicic, è finito a terra Crespo. Udovicic in uno contro uno, astuto direi Udovicic, che è andato a cercarselo, foglia in ritardo. Udovicic poi, diciamolo, si lascia cadere e si prende la superiorità numerica per Trieste. Di certo Foglia non ha fatto niente per evitarlo questi due minuti. Superiorità numerica, la prima della partita e la prima ovviamente in favore di Trieste, che ripartirà dunque con un giocatore in più, asciugato intanto il campo, ma tra poco si riprende a giocare. 9 metri
Vedete il pallone nelle mani di Pernic. Rientrato la settimana scorsa dopo infortunio alla mano. Rientrato contro l'Uriago Crespo con l'uomo in più, come dicevamo. Trieste, attenzione al tentativo di Sandrin. Trieste deve ripartire, deve riorganizzarsi. Visintin e para Sirani, parata preziosa perché in inferiorità numerica. Con pazienza Trieste aveva trovato poi la soluzione giusta, o meglio la migliore possibile, con Visintin. Bravo Sirani a parare la sesta parata della sua partita. Mazza per Cologne, che attacca sì con l'uomo in meno, ma con i secondi importanti, come dicevamo, guadagnati grazie alla parata da parte di Sirani sul tiro di Visintin. Attenzione alla palla recuperata però da proprio Visintin. Bravissimo Riello, che gli sporca il pallone senza commettere fallo. Grande ripiegamento questo di Riello. E c'è un fallo su Soldi, anche se Oveglia voleva un fallo di Soldi in attacco. Ha rischiato Soldi lo sfondamento, ma guadagna comunque un 9 metri. È ancora una possibilità di giocare in inferiorità numerica questo attacco, di tenere la palla nonostante l'uomo in meno. Barbariga, un incrocio con le ali per dare l'inizio all'azione. Soldi va in elevazione, Soldi che poi viene pressato da Pernic, che va a mordere quasi sui 15 metri. Passano i secondi e ovviamente a Cologne va benissimo così. Segnalazione di passivo, braccio alzato, vediamo Barbariga. La volante per Mercandelli, che però viene fermato in maniera regolare dalla difesa di Trieste. Crespo va subito in uno contro uno, scarica per Carpanese. Bravissimo Sirani, un duello tutta esperienza, ma Sirani sta giocando una gran partita. Davvero bene Sirani, era mancato, o meglio sono mancati entrambi i portieri nell'ultima partita con Fondi. Kokuca li ha alternati varie volte durante la partita senza però mai trovare continuità da parte di entrambi. Oggi invece Sirani subito protagonista per tenere la sua squadra aggrappata a questa partita. 19 il punteggio in favore di Trieste quando mancano 11 minuti all'intervallo qui a Cologne. E proprio la squadra di casa prova con questo pallone di ritorno da Riello a Mazza, che ha subito comunque fallo. 9 metri. Mazza si fa vedere. Lancini che va ad appoggiare proprio per Soldi. Riello arriva lanciato, la sua conclusione è finita addosso a Modruzan, che fa ripartire l'azione. Grandissimo passaggio di Udovicic per Pernic, ma Sirani è monumentale, altro grandissimo intervento, è suo però l'ultimo tocco. Udovicic va in elevazione, Udovicic grande, palla lasciata dietro e ancora una volta Sirani. Che partita Sergio! In 20 minuti sono già 10 le parate di Sirani, che partita! Altra palla persa da Cologne, ma altra palla persa anche da Trieste. E palla ora che torna nelle mani della formazione lombarda, con Kokuca che dalla panchina ha chiesto maggiore calma. Sono 23 i possessi giocati in questi primi 20 minuti di gioco, un ritmo più alto rispetto a quello che siamo soliti abituati a vedere almeno nel campionato italiano, e ora anche un po' di lucidità si perde perché negli ultimi minuti sono aumentate le palle perse. Riello, la conclusione a mezza altezza dove Modruzan fa buona guardia, completamente sballato questo lancio da Diego Crespo a Pernic, che ora deve rientrare, ma intanto Cologne non ci pensa due volte, va subito ad accelerare. Mazza molto bravo, uno contro uno, crea poi la superiorità in quella zona di campo. Lancini, tutto facile dai 6 metri, rete del 10-10, pareggia dunque Cologne a 9 e mezzo dalla fine del primo tempo, già 20 reti segnate. Ci si diverte come? Davvero piacevole questa partita con entrambe le squadre che stanno sì sbagliando, magari qualcosa di troppo, però ne giova lo guadagna, spettacolo, guadagna lo spettacolo. Guadagna lo spettacolo. Visintin per Crespo, che si infila nello spazio, fallo e 9 metri. Mi ripeto, questa può essere una chiave della partita, perché quando Foglia e Piantoni non hanno il pivot lì in mezzo perdono di aggressività, e quindi per i terzini di Trieste può essere facile trovare uno spazio.
Udovičić su Foglia in uno contro uno, ecco Pernic, 9 metri ancora, anche se qui la difesa di Colonia ha rischiato. Sì, abbiamo rivisto solo la parte finale con Piantoni in aiuto poi su Pernic che aveva tagliato dietro sulla linea sfruttando l'uscita di Lancini su Sandrin, bravo Sandrin anche a cercare il passaggio per il suo pivot. Per chiudere il discorso che avevo iniziato prima, Foglia e Piantoni senza pivot sono molto passivi, quasi perdono il riferimento e con il pivot così largo tra primo e secondo Trieste ha la possibilità in mezzo con i suoi con Diego e Udovičić sopra, con Diego Crespo e Udovičić soprattutto di trovare soluzioni al tiro. Crespo, il tiro cercato da Sandrin che ancora una volta giova di una deviazione della difesa, palla che termina beffardamente sotto il piede di Sirani, 11-10 nel replay, rivediamo il gol del giovane Sandrin per il nuovo vantaggio da parte della formazione triestina. Attacca Cologne, Riello, Soldi, mazza ancora Riello, un incrocio ma si chiude molto bene la difesa di Trieste e poi si mangia un gol fatto Lancini, ma che passaggio di Mazza, una gran lettura di Mazza e di Lancini perché Pernic aveva esagerato nel suo aiuto, quindi aveva liberato questo spazio in mezzo, errore però tecnico madornale di Davide Lancini. Time out chiamato da Oveglia adesso sulla panchina di Trieste, vuole parlarci su a 7:30 dal termine del primo tempo il tecnico della formazione triestina con le squadre ferme sul punteggio di 11-10. Kokuza sicuramente chiederà un qualcosa di più ai suoi ragazzi dal punto di vista difensivo. In attacco non sta giocando male, Cologne ha trovato, ha avuto qualche errore di troppo facile al tiro. Ascoltato in lontananza il time out di Filiberto Kokuza, hai colto qualcosa dal labiale? Sembrava stesse parlando dell'attacco, ma era davvero difficile capire le parole di Kokuza ai suoi. Chiudo il discorso, in difesa deve migliorare innanzitutto l'atteggiamento in ripiegamento perché Udovičić e Crespo soprattutto lanciati hanno troppa possibilità di prendere la decisione migliore, di fare la scelta giusta e poi nella gestione dei due terzi difensori quando sono soli senza marcatura del pivot. Crespo aveva provato ad allargare su Rovatin che è un neoentrato, un ragazzo del 2002 nel giro delle nazionali giovanili. Giacomo Rovatin, ancora una parata da parte di Sirani sulla conclusione cercata in appoggio dai 9 metri da parte di Udovičić, non cambia il risultato, sempre in vantaggio Trieste, 11-10, attacca Cologne. Solito cambio attacco e difesa tra Foglia, tra Andrea Foglia e Federico Mazza, con Mazza che ora prende a macinare il gioco per i Grigio Fucsia. Da Mazza a Riello, Soldi, si muove centralmente Riello con un incrocio, poi la palla per Soldi, Mazza ha provato e aveva spiazzato Modrus, ha cercato una conclusione che però è terminata fuori colpendo la parte alta della traversa. Crespo per Sandrin, para Sirani che riesce a deviare oltre la linea di fondo, sempre lì, sempre 11 Trieste, 10 Cologne. Piantoni ci prova lui e la mette dentro, rete di Capitan Piantoni che mette il pallone alla sinistra di Diego Modruzan, 11-11 a 6 minuti dall'intervallo. Ed ecco Cologne in terza fase, mancava da qualche azione il gioco veloce,
sicuramente fare un cambio tra attacco e difesa non permette sempre di poter spingere, ma solita traiettoria verso il centro di uno dei due terzini, questa volta non hanno avuto posizione, quindi niente incrocio lungo, ma tiro immediato di Capitan Piantoni per la prima rete della sua partita. Ora Robatin è passato a giocare da centrale, ci prova Crespo che viene spinto in aria, palla che comunque entra in porta perché Sirani tocca, poi la palla carambola sul palo e infine oltre la linea di porta, 5 e mezzo da giocare, attacca Cologne sempre con grande velocità, cambia angolo, non cambia l'esito, sempre Piantoni, rete con la difesa di Trieste rimasta troppo schiacciata e poi Piantoni ha dalla sua ovviamente i centimetri e la mette dentro, 12-12. Gioca molto bene la situazione in terza fase con il taglio dell'ala, Cologne che crea difficoltà nella difesa, che si trova a gestire in ripiegamento due pivot, bravo Mercandelli a trovare il tempo per lanciare Piantoni, rete facile per il terzino di Cologne. Buona la lettura dell'azione da parte di Soldin, questo frangente è andato a fermare in maniera efficace Crespo. Udovicic che è passato a giocare da terzino destro, perde palla però attenzione perché c'è la porta vuota e rete di Piantoni, un'invenzione di Piantoni che ha visto Modruzan troppo avanzato per poter raggiungere il pallone, per poter coprire la sua porta. Rivediamo nel replay la rete e ovviamente tripudio qui a Cologne, tanti applausi perché davvero una grande lettura, gran gol. E quei gol poi che danno fiducia, che danno carica, vedremo come invece reagirà Trieste. 13-12, Udovicic, ma sbaglia il passaggio il centrale triestino, palla che è terminata direttamente oltre la linea di fondo. Errore difensivo di Cologne che era uscito sia con Soldi che con Foglia, giusta la lettura di Udovicic, quella del passaggio al pivot, non preciso però il passaggio e la palla persa numero 6 da parte di Trieste. Allora Mazza per Riello, Mercandelli, poi nuovamente Mazza che è passato a sinistra, riceve questo pallone di ritorno, la raccoglie in qualche modo, prova la virgola e sarebbe stato un altro gol che avrebbe fatto urlare naturalmente il pubblico di casa, palla che però è terminata sul palo e allora tocca a Rovatin e a Trieste attaccare e fra 3 minuti si va negli spogliatoi per l'intervallo. Rovatin, Udovicic, Crespo, la finta di Crespo, poi Rovatin prova a buttarsi nello spazio 9 metri. C'era probabilmente ancora la possibilità di scalare la palla su Visintin, l'uno contro uno di Udovic, di Crespo su Piantoni, aveva creato la superiorità numerica, non perfetta però l'ingresso di Rovatin per trovare la scalata. Crespo ancora sotto contatto, Rovatin poi cerca il passaggio dietro la schiena, bravissimo Capitan Visintin, ma bravissimo anche Sirani che resta in piedi fino alla fine, c'è un 2 minuti però per Piantoni. Seconda superiorità numerica della partita per Trieste, Capitan Piantoni finisce in panchina per un fallo che poi sullo sviluppo dell'azione aveva portato al tiro da parte di Visintin. Gli arbitri hanno lasciato correre, poi punito Paolo Piantoni con la sua prima sospensione della partita, come dicevi tu, la seconda di Cologne, invece è ancora a 0 Trieste. Restano 2 minuti e 38 secondi da giocare, gioco in questo momento fermo per asciugare il campo. Ora si può riprendere a giocare con Sirani che fa ripartire l'azione d'attacco. Con calma Cologne, uno dei pochi casi in questa partita in cui una delle due squadre attacca con calma, giustificato anche dal fatto che Cologne è in inferiorità numerica in questi ultimi minuti del primo tempo. Barbariga sotto la gamba di Modruzan dopo un bel dai e vai costruito da Cologne, lo scarico per il 14-12, Rovatin, gran rete. È ancora più grande se consideriamo che questo ragazzo è un 2002. Sì, sarebbe un under 17, Matteo, è già nel giro
di quella che sarà la prossima nazionale Under 16 guidata da Beppe Tedesco. Abbiamo avuto già modo di visionarlo negli stage che abbiamo fatto la Cecchignola lo scorso novembre, un ragazzo che davvero promette bene, che sta acquisendo esperienza importante in queste partite di Serie A1. In una piazza tra l'altro che è quella più gloriosa della pallamano italiana, 17 scudetti, lo ricordiamo. Trieste è la società che ha vinto più di tutte in assoluto la storia del nostro movimento, il movimento della pallamano italiana. 9 metri ora. Attacca Cologni, Riello per Foglia, poi Soldi da lontano, la conclusione parata da Modruzan, palla che è terminata però oltre la linea laterale. Allora ancora possesso a beneficio di Cologni. Riello che risale, la finta cercata, c'è ancora un fallo però su Foglia, 9 metri. La parata di Modrusen ha permesso di allungare l'attacco di Cologne, che può ancora restare in attacco con l'inferiorità numerica. Abilissimo Riello, uno contro uno verso l'esterno tra primo e secondo difensore, si butta poi nello spazio per il 15-13, 40 secondi da giocare, cerca subito la velocità Trieste mentre stiamo riapprezzando il bel gol di Riello, ma Trieste non ci permette di godere appieno del replay perché sta attaccando. Ora Udovičić abbassa i ritmi perché non ci sono spazi per andare dentro. Super Trieste nel muovere la palla sotto contatto, nel dare continuità al gioco, brava questa volta Cologni invece a restare sul pezzo, a non subire la terza fase di Trieste. C'è la segnalazione di passivo, sempre 15-13, ha subito fallo Crespo. Trieste vuole l'ultimo tiro di questo primo tempo. Udovičić dalla distanza, pallone che termina sul palo e Cologne la butta dall'altra parte senza però nessuna velleità. 15-13 al termine del primo tempo, brava Cologne a girare a suo favore la partita nella parte finale del primo tempo, merito soprattutto delle parate di un Sirani però costante già dall'inizio di questa partita, ma è una gara molto avvincente, può succedere di tutto. Cologne l'ha praticamente ha piazzato il break negli ultimi 5 minuti con un 3-1 di parziale, peraltro con due reti segnate in inferiorità numerica, quindi molto pesante anche dal punto di vista psicologico. Sirani sicuramente protagonista, sono già 14 le parate del portiere di Cologne. Ci fermiamo, break, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui da Cologne per il secondo tempo, tra poco. Tra Cologne e Trieste al termine del primo tempo, un parziale che vede avanti la formazione lombarda in un sabato che anche questa volta sta riservando grandi emozioni nella pool promozione del campionato di Serie A1 maschile, con Sergio Palazzi per commentare i risultati di oggi, perché Albatro ha vinto in casa di Fondi, vittoria che rilancia ancora la formazione di Peppe Vinci, pareggio tra Oriago e Bressanone, 26-26, l'ennesimo pareggio di Oriago, ma è un pareggio che non permette al Bressanone di festeggiare la promozione, e con la vittoria eventuale di Cologne questa sera, poi all'ultima di pool promozione qui a Cologne c'è proprio Bressanone. Bressanone, ripetiamo, è solo questione di matematica, ha abbastanza certezza di disputare l'anno prossimo il girone unico, salvo cataclismi che dubito si verificheranno. Oriago, il quinto pareggio della pool promozione su 8 partite, davvero strano considerando quanto è raro pareggiare una partita di pallamano, meglio quanto sia difficile pareggiare una partita di pallamano. Fondi ha praticamente un piede fuori, almeno in questo momento, dalla prossima Serie A girone unico, perché con la vittoria di Cologne, anzi basterebbe un punto a Cologne oggi per far sì che Fondi non abbia più abbastanza punti a disposizione per raggiungere il terzo posto in classifica, e quindi dovrà aspettare la fine delle due fasi dei playout permanenza per sapere se potrà continuare a giocare in Serie A l'anno prossimo. Nella pool playoff, vittoria importante di Conversano che batte 25-18 il Pressano, vince anche Bolzano in casa di Cingoli 33-25, mentre si sta svolgendo in questo istante la gara tra Bologna e Fasano. Playout, passano il turno, nel primo turno appunto Gaeta che batte il Romagna, Teramo che ribalta la sconfitta contro Appiano, il Tavarnelle che espugna Noci, pareggio 29-29, ma Tavarnelle che riesce a passare il turno, poi Malo che pur perdendo passa il turno in virtù della differenza reti negli scontri diretti, e Merano che invece bissa il successo contro Valentino Ferrara. Nuovamente in pubblicità e poi il secondo tempo di Cologne contro Trieste.
Nuovamente in diretta da Cologne per il secondo tempo della gara tra Cologne e Trieste, ottava giornata della pool promozione del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, 15-13 in favore dei padroni di casa alla termine dei primi 30 minuti di partita, tutta da vivere insieme qui su Sport Italia, la ripresa di una gara che non ha lesinato emozioni nella sua prima metà. Attacca Cologne per il primo possesso di questo secondo tempo. Soldi per ancora, dopo una serie di incroci, Soldi, lo stesso Soldi che però ha concluso di molto alto rispetto alla porta difesa da Modruzan. Resta in campo Rovatin in posizione di centrale nel Trieste. Udovicic, che era stato servito da Visentina, a sua volta liberato da un passaggio a tagliare tutto il campo di Crespo. Ancora attacco per Trieste, Udovicic verso sinistra, poi Rovatin che però perde l'attimo nello scaricare su Visentini, che però è comunque caparbio nell'andare a riconquistarsi quel pallone. Attenzione a Carpanese che la mette sul palo lontano, rete per Andrea Carpanese e il gol del 15-14 con cui Trieste torna sul meno 1. Soldi per Piantoni, Mazza, superiorità numerica là sul lato dove Barbariga ha già fatto male nel corso di questa partita. Ancora una volta preciso, 16-14. Se nel primo tempo il gioco con il taglio dell'ala di Cologne in terza fase si era fermato al centro con il tiro di Piantoni, ora abbiamo potuto apprezzare lo sviluppo in continuità. Se non c'è soluzione al centro, l'ala ritorna nella sua posizione, la difesa è spostata da un lato dall'incrocio lungo e Mazza ha potuto servire facilmente Barbariga. Pallo ora su Udovicic che era andato ad attaccare nel mezzo della difesa di Cologne. Crespo per Udovicic che però deve tornare sui suoi passi. Ancora su Crespo, Rovatin per Carpanese, tiene in vita comunque questo pallone Trieste, che anche sotto contatto è molto brava a far ruotare la palla. Bravo Udovicic poi a prendersi il tiro da posizione agevole, incrociato molto molto bene. Abbiamo rivisto l'azione con il gol da parte di Eric Udovicic, mentre Piantoni è stato fermato nel tentativo d'attacco dalla difesa triestina. Subito provato dopo la rete subita Cologne a trovare la soluzione immediata al tiro, Piantoni è stato fermato da Pernic più Lancini che si era agganciato con Marco Visentini. Piantoni per Mazza, ancora Piantoni, prova lui il tiro e la mette nell'angolo dove Modruzan non può arrivare. Bravo a fintare l'incrocio con Soldi, Piantoni, e poi ad andare lui alla conclusione in solitaria. Ci prova Rovatin che viene toccato al momento del tiro dalla difesa Franciacortina. Oveglia vuole il fallo, non sono dello stesso avviso gli arbitri però, che lasciano giocare, ma bisogna dirlo, un metro questo già adottato nel corso del primo tempo, quello di non andare a sanzionare questi falli. Adesso vediamo se c'è una sanzione invece per Oveglia. Ammonizione per le proteste di Giorgio Oveglia. Sempre difficile per la coppia arbitrale prendere una decisione in quel frangente, soprattutto su il contatto sul tiro che a volte è davvero plateale, altre è affidato alla sensibilità, visto che è un termine che in altri sport va di moda riguardo gli arbitri in questo momento. E il contatto su Rovatin è qualcosa che è sempre, diciamo, come dire, al 50% fallo e al 50% no. Al 100% invece il calore di Oveglia dalla panchina, quello c'è sempre. Immancabile. Mazza, una serie di croci per Riello, molto brava Cologne per portare al tiro Barbariga. È una combinazione cercata, voluta, provata, serie di incroci, poi la palla larga lì dove Barbariga ancora una volta è molto preciso. Kokuza si fida molto di Barbariga pur non essendo un mancino. Sì, è facile poi creare quella situazione in cui ha davvero tanto spazio per quasi annullare la sua difficoltà al tiro. Non c'è fallo su questa nuova azione cercata da Rovatin nell'uno contro uno, lo scavalcamento. Riello, Mazza, ancora Mazza,
per Riello, poi Soldi che va in elevazione, lo mura la difesa di Trieste. Rovatin non vede spazi per andare in velocità, poi prova ad alzare i ritmi Trieste, scivola Rovatin, ma Udovicic accelera improvvisamente, la palla per il gol di Visintin sul primo palo, battuto Sirani per la rete del 18-16 con cui Trieste resta aggrappata alla gara. Era il più 3 il massimo vantaggio di Colonia in questa partita, ora subito Trieste, approfittando dell'errore al tiro di Soldi, si è riportata a meno 2 con questa rete di Marco Visintin, la prima della partita dopo 3 errori consecutivi al tiro. Soldi per Mazza, il tiro para Modruzan, poi si lotta per il pallone, l'invenzione di Davide Lancini che la raccoglie in aria, è il più lesso di tutti, bravissimo a coordinarsi e la mette dentro. Coniglio fuori dal cilindro, autentico. Per niente facile per Davide Lancini trovare sia la palla dopo la parata di Modrusan che il modo per superare il portiere triestino, molto bravo. Udovicic, poi Rovatin che viene fermato e anche da terra aveva provato a dare nuova linfa all'attacco di Trieste. Dopo fermo per asciugare il campo. In questi primi minuti di secondo tempo è chiara l'impronta di Colonia in attacco, la ricerca tramite gli incroci, soprattutto tramite lo spostamento dei suoi terzini fuori posizione, del vantaggio sulla difesa di Trieste. Dall'altra parte invece Trieste si affida un po' di più agli uno contro uno, alle soluzioni individuali dei suoi giocatori e poi alla loro capacità di lettura nello sfruttare il vantaggio. Gioca d'appoggio Pernic che lascia la palla a Udovicic. Rovatin, ancora fallo da parte di Lancini. Crespo, Udovicic, ancora Crespo, prova il sottomano, para Sirani e Trieste ora sta soffrendo questa rinnovata aggressività della difesa di Colonia. Esatto, troppe soluzioni individuali che non sono negative, sono una caratteristica del gioco di Trieste, ma non vincere l'uno contro uno significa poi non avere una difesa in aiuto, una difesa in recupero, quindi più difficile trovare soluzioni al tiro, soprattutto quando ti mancano dei veri e propri tiratori da fuori. Chi ha cambiato difesa invece è Oveglia, con Carpanese che ora è praticamente in marcatura uomo, ma intanto Sandrin perde l'uno contro uno, eventualità già vista nel corso del primo tempo, stavolta gli costa però un 2 minuti, prima sospensione temporanea della partita per Trieste. Abbiamo visto nel replay l'attacco di Soldi in uno contro uno e il giovane centrale triestino commettere fallo sul numero 43 di Cologne. Attacca proprio Cologne con l'uomo in più, Mazza, Riello, Soldi, poi ancora Riello, gran passaggio per Mercandelli, precisissimo, implacabile dalla sua posizione. Pallone basso, cambia soluzione di tiro rispetto alla prima gol che aveva realizzato nel primo tempo, stavolta la mette a fil di palo, bassa, come dicevamo, 20-16 più 4, nuovo massimo vantaggio Cologne. Saltato molto bene Riello, ha aspettato la mossa di Modrusan che ha sollevato la gamba sinistra e lì vicino ha trovato con un tiro rimbalzato la rete. Visintin, il capitano di Trieste, Udovicic, Crespo, in inferiorità numerica Trieste, Visintin che tira fuori questa conclusione beffarda, pallone appoggiato, schiacciato lentamente vicino al piede di Sirani, rivediamolo tra le gambe di Sirani. 20-17, Trieste c'è, Trieste è lì, caratteristica questa della squadra di Oveglia, quella di non mollare mai anche in momenti di difficoltà, ma intanto Barbariga fa il suo dovere alla perfezione, quinta rete della sua partita, 21-17 tra le gambe di Modrusan. Ancora una volta giocata bene la superiorità numerica da parte di Cologne, 2-2 in questa particolare situazione, prima Mercandelli dall'ala sinistra, ora Gianmarco Barbariga dall'ala destra. E Modrusan intanto ha chiesto lui stesso il cambio, ha chiesto qualche minuto per concentrarsi a Oveglia, ha fatto cenno a Doronzo di togliere la felpa ed entrare in campo.
fallo su Pernic. Ancora 9 metri. Fallo ora da parte di Mercandelli su Crespo. Gli è finito addosso con eccessiva veemenza Mercandelli. Anche qui ha rischiato la sanzione. Era in posizione di anticipo per Candelli, non perfetta perché era anche un po' in ritardo e davvero rischiato grosso sul tentativo di penetrazione di Sergio Crespo. Si ripartirà da un 9 metri in favore di Trieste, risultato di 21-17. Colonia che in questo secondo tempo ha costruito il suo massimo vantaggio, aveva chiuso sul più 2 la prima frazione di gara, la squadra allenata da Filiberto Cocuzza. Si prova Sandrin, centrale il tiro però para Sirani che poi abbassa i ritmi e li abbassa anche Cocuzza dalla panchina. Importante il momento perché più 4 è il massimo vantaggio. Colonia sta giocando a partire dagli ultimi minuti del secondo tempo con due cambi attacco e difesa e quindi soprattutto il portatore principale della transizione, Federico Mazza, manca in campo e allora preferiscono abbassare i ritmi e giocare, anche se Trieste ritorna in 5-1 dopo la sospensione di Sandrin. Riello si butta dentro, commette però un fallo in attacco, passi e cambio di possesso, palla riconquistata da Trieste, Udovicic, Crespo. Prova lo stesso Crespo in palleggio, abile ad evitare l'invasione, a ricoordinarsi e a battere Sirani, rete del 21-18. Rete importante questa per Trieste, c'è il time out chiamato da Cocuzza perché siamo probabilmente a un crocevia della partita per Colonia. Andiamo ad ascoltare proprio Filiberto Cocuzza. Ovviamente non poteva che essere dedicato all'attacco il timeout di Colonia per adeguarsi alla nuova difesa. Due soluzioni proposte a partire da un cambio di posto per mettere in difficoltà la 5-1 di Trieste, o per isolare Mazza in uno contro uno o per lanciare al centro Daniele Soldi. E poi un dettaglio importante, ha cambiato, sempre sì doppio cambio attacco e difesa, ma cambiano i giocatori, sarà Soldi ora a riposarsi in difesa, Mazza in attacco. Sicuramente una strategia che Cocuzza utilizza spesso per far riposare a turno i suoi terzini, ma soprattutto questo permetterà a Colonia di avere Mazza nel gioco veloce. Palla riconquistata da Trieste per una ingenuità stavolta da parte di Soldi, non c'è stata la compressione con il compagno Udovicic, rete dai 6 metri, tutto facile per Eric Udovicic, 21-19, mini break di Trieste, 2-0, approfittando di questo errore abbastanza banale però commesso da Cologne, che ora può nuovamente attaccare. Mazza che viene però tenuto lontano dal vivo dell'azione. Prova Riello, ma Cologne appare in confusione. Il timeout ha fatto più male che bene alla squadra di Cocuzza. Seconda palla persa consecutiva, dando però l'impressione di non avere le idee chiarissime su come gestire il possesso. Ce le ha piuttosto chiare Crespo, che però va a sbattere contro il palo. Errore con Trieste, che avrebbe potuto portarsi sul meno uno. Si sbraccia Carpanese perché vuole un tocco di Sirani e quindi il pallone a favore della squadra giuliana. Ed è stato l'arbitro di campo ad accorgersene, c'è stato il tocco di Sirani e dunque l'ultimo tocco prima del palo è
proprio dell'estremo difensore del Cologne, e palla che torna a Trieste. Palla importante, altra possibilità per Trieste di accorciare sul meno uno. Rischia Erik Udovičić. Visintin, ma intanto è finito a terra Pernic sulla linea dei 6 metri. Si lotta duramente nei corpo a corpo. Visintin prova a girarsi, fallo. 9 metri, si allungano i tempi di questo attacco di Trieste. C'è la segnalazione di passivo. Deve inventare qualcosa la squadra di Oveglia. Crespo con Carpanese che era già in fase di copertura, in fase di rientro. Vediamo se Udovičić si prende questo tiro. No, lo fa Crespo. Conclusione che termina di molto al lato con disturbo energico della difesa di Cologne. E poi Foglia che si butta dentro, ha parato D'Oronzo. C'è un fallo, tiro dai 7 metri. E c'è un 2 minuti per Udovičić. Tiro dai 7 metri per Cologne. Riello che si presenterà dalla linea. Abbiamo rivisto il fallo e poi i 2 minuti. Tutt'altro che d'accordo però la difesa triestina su questa decisione della coppia arbitrale. Riello contro D'Oronzo, rete da parte di Alberto Riello. 22-19, gol importante perché dopo quel time out di Cocos Cologne non aveva più segnato. Esatto, ed era lunghissimo il digiuno di Cologne perché erano 8 i minuti, ormai quasi 8 i minuti in cui Cologne non era riuscita a trovare la rete. È servito un tiro dai 7 metri a svegliare la squadra di casa. Intanto attacca Trieste, Pernic che appoggia e poi torna sulla linea. Due pivot per i triestini che però hanno un giocatore in meno. 2 minuti per Mazza per l'uscita ai danni di Crespo con la mano finita sul volto, ovviamente senza cattiveria l'intervento di Mazza, troppa veemenza però che gli è costata la sospensione temporanea, la terza della partita per Cologne. E ora situazione di 5 contro 5, Cologne aveva costruito, o meglio allungato fino al più 4 massimo vantaggio nella precedente superiorità numerica, non avrà in questa occasione questa possibilità. Pernic che ha ricevuto da Visintin, tiro dai 7 metri, conquistato da Trieste, ancora una volta sul primo difensore Pernic dimostra di poter far male. Non ha un grande mismatch fisico con Barbariga, non è un pivot grande contro un difensore piccolo, ma Barbariga è troppo pigro nella marcatura del pivot triestino e quindi facile ancora una volta per Pernic procurarsi su 7 metri. Crespo contro Manenti. E para Manenti, questa volta ha azzeccato il cambio Cocuzza. Parata importante. Vedremo se Cologne avrà solo ritardato quel momento della partita in cui è necessario scavare il solco per provare a chiuderla, ma Trieste ovviamente è sempre lì. Soldi. Riello, ancora Soldi che rischia di scivolare, poi comunque riesce a cedere il pallone. Ah, Foglia, ancora Foglia, completamente fuori misura il pallone. Altro errore di Cologne. Crespo che vede lo spazio, si infila, poi Sandrin, bravissimo Sandrin nell'uno contro uno, non altrettanto nel tiro. Palla che dopo la parata di Sirani però è terminata sui piedi di Foglia, e allora ancora possesso Trieste. Gran finta di Luca Sandrin che ha praticamente portato sugli spalti Riello e poi non è stato preciso nel tiro. Ancora un'ottima parata di Cristian Sirani. Crespo, in qualche modo la difesa di Cologne che era in ritardo sull'uno contro uno, almeno nella fase iniziale di Crespo, adesso può ancora attaccare Trieste. Crespo, Udovičić centralmente, resta in ritardo ancora Soldi e Udovičić la mette dentro. 22-20. Ancora una volta, quando Cologne dovrebbe piazzare la zampata, invece Trieste ruggisce ed è sempre là.
sfruttata bene la superiorità numerica, non attaccata benissimo perché alla fine si è conclusa con un 1 contro 1, quindi in una situazione di parità, ma Foglia era attaccato al pivot, quindi Udovic ha avuto lo spazio per inserirsi sulla linea dei 6 metri e battere prima Daniele Soldi e poi Andrea Sirani. Mercandelli, Riello. Ancora Riello, la conclusione all'incrocio dei pali, gran gol di Alberto Riello che toglie via le castagne dal fuoco in casa Cologne, 23-20, gol importante dal punto di vista mentale per Cologne che stava soffrendo il ritorno di Trieste. Sandrin, la palla per Udovicic che prova ad accelerare, ora Visintin, Crespo in ritardo ma riesce comunque a tenere in vita quel pallone. Attenzione a Visintin con Lancini che lo atterra, 9 metri, presa quasi da rugby di Lancini che cerca la maglia di Visintin per fermarlo. Aveva creato un'ottima soluzione Sandrin dal lato destro, ma Crespo non era nella posizione perfetta, avrebbe dovuto incrociare e dare continuità al gioco, era troppo dietro e poi è arrivato in ritardo sulla palla. Si ripartirà con un 9 metri, 3 reti a dividere le due squadre, pallone nelle mani della formazione triestina con 14 minuti e 13 secondi da giocare. Ripresa il gioco, Udovicic, Visintin, Sandrin, ancora Udovicic per un fallo su Pernic, 2 minuti per Barbariga per la terza volta nel corso della partita. Pernic ottiene qualcosa da quel duello, 2 tiri dai 7 metri e una superiorità numerica. Non male se consideriamo anche le situazioni in cui la sua posizione tra primo e secondo ha creato un vantaggio al centro del campo per Trieste. 9 metri con l'uomo in più, ora Trieste, Udovicic, Crespo, Sandrin, prova Sandrin che però è andato senza convinzione a prendersi quel tiro. È stato il suo ultimo pensiero per tutta l'azione quel tiro e poi alla fine ha scaraventato via il pallone senza intelligenza stavolta, senza cattiveria agonistica, male, decisamente male. La traiettoria era per lanciare Eric Udovicic, semplicemente Riello è rimasto fermo, quindi si è creata una autostrada lì in mezzo alla difesa, non aveva però la posizione corretta, era con la spalla destra davanti, col piede destro davanti, assolutamente non la posizione migliore per un tiro da fuori. Rete di Soldi sulla ribattuta, Daniele Soldi per il 24-20, nuovamente più 4, attenzione al tentativo d'attacco, Udovicic, lo scarico per Visintin, pronta risposta di Trieste, 24-21 con poco meno di 13 minuti da giocare e Visintin adesso ha chiesto il cambio. Ed è entrato Rovatin, è rientrato anzi Rovatin. Attacca Cologne. Foglia per Soldi. Fallo sul mancino di Cologne, classe 94. Vestito anche la maglia della nazionale nelle selezioni giovanili. Assieme a Mazza tra i top scorer di Cologne in questa stagione. Sfondamento fischiato proprio a Federico Mazza. E anzi si trattava di Andrea Foglia, il numero 8. Attenzione a Mazza invece che riconquista questo pallone, va in contropiede. Mazza para Modruzan, poi Udovicic. Nulla di fatto su quel bel recupero da parte di Mazza che aveva letto con anticipo le intenzioni dell'attacco di Trieste. Udovicic, muro di Foglia, il pallone termina oltre la linea di fondo, attacco ancora per Trieste perché l'ultimo tocco è della difesa di casa, se la prende con se stesso intanto Foglia e Mazza e non potrebbe essere altrimenti. Ha capito il peso dell'errore a poco più di 10 minuti dalla fine sul più 3 con Trieste che non molla mai, era
una grande soluzione che si era creato da solo recuperando quel passaggio di Udovičić. Ci prova proprio Udovičić, che subisce fallo. 9 metri con Pernic. C'è il time out chiamato da Giorgio Veglia, il tecnico della formazione triestina. Time out a 11 minuti dalla fine della partita. Ascoltiamo le parole di Oveglia. Era una domanda che volevo farti nel corso del primo tempo, quando ho visto che Trieste giocava a ritmi abbastanza alti ma con qualche cambio in meno, e in questo time out Oveglia ha dovuto gestire le forze della sua squadra. È il problema storico di Trieste in quest'anno, perché tra infortuni e partenze ha sempre perso dei pezzi. Ha avuto anche sì la bravura di dar fiducia dei giovani e strada facendo di trovare i Robatin, i Sandrini, che hanno sostenuto la squadra anche in momenti di difficoltà. Però è una osservazione giusta la tua, perché Trieste ha una panchina più corta, non che quella di Colonia sia più lunga, ma avere due giocatori in più nei momenti che contano con un po' più di lucidità è importante. Minuti ora per Visintin da centrale. Udovičić prova l'uno contro uno, lo ferma però la difesa di Colonia. Ancora Udovičić, Crespo, proprio Crespo, la conclusione parata però da Sirani, suo l'ultimo tocco. Ancora Trieste, Carpanese, Visintin che gioca appunto da centrale. Robatin va a tagliare come doppio pivot, c'è anche Pernic sulla linea, ci prova e ci riesce Visintin, trova una rete importante che ridà ancora ossigeno a Trieste. 24-22. Nella mente di Cologne la pericolosità di Pernic, quindi un aiuto eccessivo sul pivot, anche poi da parte di Daniele Soldi. È stato bravo Marco Visintin a trovare la traiettoria al centro per battere Andrea Sirani. Capitano di mille battaglie Marco Visintin. Soldi, attenzione a Riello, lo tiene Pernic in qualche modo. Ad essere graziato però è Riello, che comunque aveva sbagliato il tiro. Ancora su il pallone Soldi con un incrocio per Riello, che va a destra dove c'è Barbariga. Non preciso il passaggio, allora Barbariga nuovamente per vie centrali. Soldi ancora uno contro uno, lo scarico, ancora Barbariga che ha la possibilità di metterla dentro. Non impeccabile Modruzan, che non è nella sua serata migliore. 25-22 più 3. Ancora attenzione all'attacco di Trieste, si ferma Visintin. Non c'era spazio, Modruzan decisamente non perfetto su Gianmarco Barbariga oggi. Sesta rete per l'ala destra di Cologne. Passaggio completamente fuori misura di Udovičić, che però ha subito fallo. Allora 9 metri, ancora beneficio di Trieste con 8:52 da giocare. Crespo va in uno contro uno, poi Visintin, Udovičić che però appare scarico in questa seconda metà di ripresa. Carpanese, l'invito ottimo di Crespo, la mette dentro Andrea Carpanese per il 25-23, che ancora una volta non permette a Cologne di fuggire via. Trieste è sempre lì, nonostante, come dicevamo, probabilmente la difficoltà e la stanchezza del suo uomo migliore, Erik Udovičić. Infatti è Crespo che si sta prendendo la responsabilità di iniziare l'azione con l'uno contro uno. Molto bene, ha chiamato l'aiuto di Lancini. Mercandelli era in posizione d'anticipo, quindi si è creato il corridoio per Carpanese. Brava, brava l'ala destra di Trieste a trovare la rete. Riello va dentro lui. Parata di Modruzan. Recupero palla da parte di Trieste. Può andare Visintin. Udovičić
uno contro uno di Crespo, ancora Visintin che va nuovamente a sinistra, anzi no, va a destra dove c'è Udovičić, ma bisogna ragionare. Udovičić si alza, due piedi, rete di Erik Udovičić che scaccia via la stanchezza con questa rete, tutto cuore, tutta determinazione e anche un pizzico di fortuna, ma anche tanta tecnica perché stacca a due piedi, bel gol. Ottimo lo stacco, bravo ad andare sul muro con il braccio, poi un po' di fortuna con l'aiuto del palo per battere Sirani. 25-24, Barbariga il tiro, Paramodruzan che tiene lì il pallone, bisogna accelerare, fa segno Modruzan, attenzione alla palla per Rovatin che ha spazio per il tiro, Rovatin 3-0 di parziale, è tornata a Trieste che per la verità non se n'è mai andata, non va mai via Trieste. Trieste non va davvero mai via, sempre lì, sanno che la partita da un momento all'altro ti può dare qualcosa, bravissime ad approfittare degli errori di Colonia, a trovare delle reti facili, prima con Carpanese a destra, ora poi con Udovičić dal centro e ora con Giacomo Rovatin in superiorità numerica in seconda fase. Barbariga, ancora lui al tiro, palla che batte sul palo e ci ha messo pochi minuti ad abbassare la sua media Barbariga, che resta comunque elevatissima, un 6 su 8 al tiro, ancora di più per un'ala destra contro mano, ma è una delle brutte leggi dello sport, una cosa che funziona non può funzionare per sempre. Per carità, non è cambiato granché nell'atteggiamento né di Diego Modruzan in porta né in quello di Barbariga, forse qualche grado in meno di angolazione di tiro, ma succede anche di sbagliare dei tiri. E invece Crespo la mette dentro, 4-0 di parziale, il sorpasso di Trieste, 26-25. E attenzione adesso perché la partita è cambiata completamente, Piantoni fuori la sua conclusione, lo ribadisco, è cambiata completamente. E forse nella mente di Filiberto Cocuzza, sicuramente in mano il cartellino, c'è l'idea di chiamare un time out e di sì, rinunciarci, magari potrebbe essere utile per gli ultimi minuti, ma ora fermare la partita, mettere a posto anche mentalmente i suoi ragazzi, disegnare un gioco contro la difesa di Trieste che in questo secondo tempo ha chiaramente messo in difficoltà Colonia. 5 minuti e mezzo e Trieste allunga ancora il suo parziale, 5-0, e attenzione adesso, 27-25, l'avevi detto, time out obbligato questo di Cocuzza perché in casa Colonia si è completamente spenta la luce, andiamo ad ascoltare Cocuzza. Ovviamente il tema è la difesa di Trieste e quindi come affrontarla. Cocuzza si è giocato l'ultimo time out per dare delle soluzioni ai suoi giocatori, non c'è in campo un pivot di ruolo e quindi gioca con 5 esterni, con 3 terzini e 2 ali. Cocuzza questa situazione per liberare la linea dei 6 metri, giocare uno contro uno con Rovatin a uomo su mazza e quindi 5 giocatori fuori, 5 contro 5 ma con una disposizione diversa rispetto a quello che Colonia ha giocato in questo secondo tempo. Piantoni, Riello va a sbattere contro Visintin, adesso ovviamente la componente emozionale è tutta dal lato di Trieste, gioco fermo, qualche altro secondo per respirare per entrambe le squadre mentre rivediamo nel replay, ci viene riproposto dalla regia il fallo commesso ai danni della difesa triestina su Piantoni, il capitano della squadra allenata da Cocuzza che viene richiamato ora in panchina, c'è il nuovo ingresso
di Lancini, tutto pronto per riprendere a giocare. Mazza subito in velocità nell'uno contro uno, Mazza prova la conclusione, fallo e c'è un 9 metri. 4:45 prima di chiudere. Soldi, va lui in palleggio, Soldi, il tiro di Mercandelli sull'esterno della rete, altro tiro affrettato, senza pensarci il dovuto. E pesa, questo tiro pesa. Molto molto pesante. Kokuz nel time out aveva detto aspettiamo a tirare, prendiamo il miglior tiro, ma tiriamo perché abbiamo bisogno di far gol. Questa di Mercandelli non è sicuramente stata la scelta migliore. Cambia sistema difensivo Cologne, 5-1 con Mazza centravanti. Bisintin per Crespo, le finte di Crespo. Prova la conclusione, ha subito fallo Crespo. Si scaldano gli animi adesso. Viene fermato ancora una volta il gioco per asciugare il campo. Si chiariscono Mazza e Crespo. Un fallo iniziato dove sono ora i due giocatori di Cologne e Trieste. È finito dove si sta asciugando il parquet. Tenuto bene il uno contro uno Mazza. Un po' troppo a detta di Crespo, ma i due si sono chiariti. Palla in mano a Trieste. Sempre 27-25 in favore degli ospiti, ma era stato anche di 4 reti il vantaggio di Cologne nel corso della sfida. E c'è ora Mazza che segue a uomo Crespo. Udovicic. Mazza è sempre lì a difendere, alto come centroavanti. Fallo ancora su Crespo, lo ferma Lancini. Intanto Trieste allunga ovviamente il tempo del suo attacco. Udovicic è lì appostato vicino, fa partire un missile Erik Udovicic. 28-25, che gol è questo? Grandissima rete di Udovicic, praticamente da fermo, solo braccio, batte Sirani dall'altra parte. Soldi, ma non si fa mancare l'appuntamento con la rete. Anche questo è un gran gol, Daniele Soldi, per suonare la carica in casa Cologne. Serviva la reazione, arriva prontamente dopo il missile lasciato partire da Udovicic. Gran gol anche di Soldi. 28-26, 2:50 da giocare. Carpanese, tiro affrettato invece stavolta, parata di Sirani. Attenzione a Piantoni che va in seconda fase, allarga per Mercandelli che però non ha spazi e deve ripartire dallo stesso Piantoni. Con calma Cologne, ancora Piantoni, fa tutto da solo il suo tiro, termina sulla traversa, errore di Piantoni e palla in mano a Trieste che adesso va avanti con tutta la calma del mondo. Ha un time out a disposizione Giorgio Veglia che forse non in questa azione, nella prossima d'attacco giocherà, e soprattutto la possibilità di giocare ben tre azioni d'attacco, tre possessi d'attacco Trieste e due reti di vantaggio. Interessante la situazione per la squadra del presidente Loduca. Ci prova Crespo che finisce a terra. A rialzare Crespo e Mazza, perché se Trieste ha tutta la calma del mondo, ovviamente Cologne ha tutta la fretta del mondo. Udovicic prova lui il tiro, palla sul palo ma c'è lo sfondamento, errore di Trieste. Gioco fermo, c'è un attimo di confusione. Breve conciliabolo tra i direttori di gara, perché uno dei due aveva dato palla al Trieste e non al Cologne. Subito tutto chiarito, si riparte con la palla alla squadra di casa. 1:35 e due gol. Soldi, errore alla conclusione. E altro errore pesante questo. Molto molto pesante, perché ha poco più di un minuto dalla fine, con la palla in mano e due reti di vantaggio Trieste ha la possibilità, anche giocando sul passivo, di arrivare fino in fondo a questa partita con la palla in mano. Carpanese, Visintini, due giocatori d'esperienza di Trieste. Il tiro cercato da Visintini, non c'è fallo, un minuto e deve accelerare ovviamente Cologne. Piantoni va su Mazza,
il tiro di Mazza, para Modrus, la palla resta lì, poi si lotta ancora Piantoni, c'è ancora tempo allora per Cologne, fallo 50 secondi, ma ovviamente Cologne deve ancora una volta accelerare, rete di Soldi a 44 secondi dalla fine, 28-27, si alza adesso tutta la difesa di Cologne e a manovrare è Trieste, time out di Giorgio Veglia che ha atteso l'ultimo momento utile per chiamare a sé i suoi giocatori e organizzare questi ultimissimi secondi di partita. Voce a Giorgio Veglia. Un attacco. Sergio, Jack, Vise, Ludovicic e Carpa. E Ferni. Ferni, prendi il posto dietro. Come fai se sei un No. Giochiamo Vise, Jack, Ferni. Un secondo di qua. Il triestino Movemus di Andrea Carpanese penso riassuma questo timeout, perché è presumibile che Cologne alzerà la propria difesa, una individuale a tutto campo sui giocatori di Trieste, quindi il consiglio classico da mini handball è mai sbagliato quello di muoversi, di attaccare senza palla, di muoversi senza palla negli spazi della difesa che inevitabilmente Cologne lascerà. In questo momento, almeno come situazione di partenza, è una 4+2 la difesa di Cologne in questi 35 secondi finali. Udovicic, Bisintin con estrema pazienza Trieste. La difesa di Cologne resta schiacciata e allora 25 secondi da giocare. Bisintin, Carpanese, completamente tagliato fuori Udovicic. Carpanese ovviamente si butta nel mezzo e prende fallo. Vanno via i secondi, ne mancano 10. Cambio di possesso, palla riconquistata da Cologne, attenzione. Palla in mano a Cologne con 5 secondi da giocare. Con la difesa di Trieste, i giocatori anzi di Trieste che sono subito corsi verso i direttori di gara. Cartellino rosso per Robatin e ci sarà tiro dai 7 metri. Cartellino rosso, anzi per Visintin. Cartellino rosso per Visintin. E tiro dai 7 metri. Il caso ha voluto che questa stessa situazione si fosse creata anche sabato scorso in Cologne Fondi. La regola dice che negli ultimi 30 secondi di gioco, se viene commesso un fallo che porta ad una sanzione, che può essere una sospensione o un rosso, si ha il rosso diretto per il giocatore e tiro dai 7 metri per la squadra, indipendentemente da dove sia stato commesso il fallo. E allora tiro dai 7 metri per il possibile pareggio a 5 secondi dalla fine. Riello contro Modrusan che aspetta il pallone appostato sulla linea di porta. Intuisce, ma rete di Riello. 28-28, parità, finisce così. Parità con colpo di scena finale. Partita splendida, Sergio. Parità. 28-28 fra Trieste e Cologne, che partita! Davvero una bella partita con finale anche a sorpresa. Cologne era stata davanti anche meritatamente in una buona parte di gara, poi il cuore di Trieste che non finisce mai, la capacità di restare attaccati alla partita, hanno rimontato piano piano e poi nel finale la rete di Riello che ha impattato la gara sul 28. È successo veramente di tutto, probabilmente chi ha qualche rammarico in più è Cologne che aveva... ha avuto più chance probabilmente di chiuderla nel corso della gara. Sì, e Cologne ora si ritrova ancora inseguire qualche punto e, come diceva Cocuzza nel prepartita, ad avere forse qualche rammarico per qualche punto perso. Questo probabilmente è un punto perso, nonostante per come si era messa la partita diventa un punto guadagnato.
Trieste non riesce ad agganciare in testa la classifica Brixen, ma è con un piede alla Serie A, girone unico del prossimo anno, nonostante il pareggio. La settimana prossima Cologne va in casa di Siracusa, mentre c'è la super sfida, il derby d'Italia, Bressanone Trieste. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ascoltiamo le voci dei protagonisti del post gara da bordo campo. 28-28 tra Cologne e Trieste qui a Cologne, tra poco. Finisce in parità 28-28 la gara tra Cologne e Trieste, valevole per l'ottava giornata della pool promozione del campionato di A1 maschile. Finisce con un colpo di scena nel finale con il pareggio arrivato su tiro dai 7 metri proprio allo scadere, a 5 secondi dalla fine, da parte di Cologne, in una partita che i Franciacortini avevano condotto per larghi tratti. Poi grandissimo cuore, il solito grande cuore di Trieste, che sarà portata in vantaggio al termine della gara. Il colpo di scena con Marco Visintin, capitano di Trieste. Partiamo dal dire partita sicuramente bellissima. Sì, penso che sia stata una bella partita, anche piacevole da guardare, i ritmi comunque erano abbastanza alti, una partita divertente, dai, con Cologne bravo a tenere il vantaggio per gran parte della partita, noi bravi a ritornare dentro, e bravo il Cologne a ritornare anche loro in partita e pareggiarla alla fine. E Trieste ha il, lo dicevo, il solito grande merito di non mollare mai, sembrava ormai la partita avviata sulla strada, i due punti sulla strada di Cologne, invece l'avete rimessa in piedi, siete sempre stati lì e poi l'avete rimessa in piedi, avete rischiato di vincerla. Sì, abbiamo rischiato di vincerla, siamo stati veramente bravi a stringere i denti nel momento più difficile, sotto di 4, siamo riusciti a portarci prima in parità, poi in vantaggio, e poi lo sport è questo, un po' di sfortuna nel finale, una partita un po' decisa da degli episodi, ma bene così, dai. Voi che pareggiate qui in casa di Cologne, pareggia anche Bressanone, entrambe però siete ad un passo dall'obiettivo che rincorrevate dall'inizio della stagione, la promozione al girone unico del prossimo anno. Sì, siamo ad un passo, ma siamo ad un passo già da parecchie partite. E in casa abbiamo sbagliato l'ultimo rigore per vincere e qualificarci, oggi hanno segnato loro il rigore decisivo per tenerci ancora in gioco. E il campionato è tosto, bisogna dirlo che ogni partita veramente è tosta, puoi rimanere dentro come puoi andare fuori, puoi essere in partita fino all'ultimo e un singolo episodio può cambiarti il campionato, è bello dello sport anche questo, credo. Settimana prossima il derby d'Italia della pallamano, Bressanone-Trieste non è mai una partita come tutte le altre. No, assolutamente, un derby sentito molto sia da noi che da loro, credo che sarà un'altra bellissima partita. Grazie. Grazie a voi. Le parole di coach di Marco Visintin, il capitano di Trieste. 28-28 il risultato di questa sfida, un punto guadagnato per Trieste, ma un punto guadagnato, un punto importante per Cologne. Io vedo pronto Daniele Soldi e lo chiamerei qui al mio fianco per commentare con lui, con il mancino della formazione Franciacortina, il pareggio di questa sera. Punto preziosissimo contro una corazzata del campionato di A1 maschile. Beh, sicuramente questa è una squadra che ha una grande storia dietro, noi a confronto non abbiamo insomma tutta questa tradizione, però abbiamo lottato con tutto il cuore, siamo riusciti a portare a casa un punto, va bene così. Punto guadagnato, forse c'è un po' di rammarico per quel più 4, avete avuto più di una chance per chiudere la partita e invece poi Trieste dal canto suo è una squadra che non muore mai. Sì, è vero, però possiamo anche dire per come si era messa verso gli ultimi minuti, siamo riusciti a riacciuffare il pareggio con un rigore all'ultimo secondo e quindi diciamo un po' di rammarico, ma siamo anche felici. Settimana prossima trasferta complicata a Siracusa. Sì, sicuramente penso che tutte le partite siano complicate in casa o fuori casa, perché è una promozione che secondo mio parere è molto equilibrata e la differenza fa la voglia di vincere, penso. Grazie. Grazie a voi. Pareggio, un punto per parte tra Cologne e Trieste, ma la nostra attenzione dopo questo 28-28, dopo questa ennesima incursione nella pool promozione, andrà
tra pochi giorni alla pool playoff del campionato di Serie 1 maschile, dove sta succedendo davvero di tutto, dove si lotta per le primissime posizioni per scoprire quali saranno gli accoppiamenti nelle semifinali scudetto. E allora il 25 aprile in diretta sempre qui su Sport Italia a partire dalle ore 18:15 la gara tra Pressano e Bolzano, un derby tutto fatto da squadre del Trentino e dell'Alto Adige, mentre derby pugliese poi sabato alle 20:45 ci sposteremo in Puglia con la gara, anche quella attesissima, tra Conversano e Fasano. Riepilogo velocissimo, pareggio tra Cologne e Trieste, 28-28 qui alla Palasport di Cologne, da dove è davvero tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona palla a mano a tutti. Alla prossima!